Salvo Lombardo, commento critico a cura di Giancarlo Bonomo, voce narrante Raffaella Ferrari. Questo dipinto dell'artista siciliano Salvo Lombardo rappresenta un tipico soggetto della vasta produzione seriale dedicata al tema automobili. In una composizione quasi fumettistica di vago gusto surreale, l'artista evoca un luogo della memoria che inequivocabilmente identifichiamo con Venezia. Infatti, dall'isola che fa da sfondo alla composizione si rivelano i contorni stilizzati della maestosa Basilica di San Giorgio Maggiore con l'annesso monastero. Lombardo ci restituisce una visione del celebre complesso architettonico della Riva degli Schiavoni nella tenue e morbida luce di un silente pomeriggio verso l'ora del tramonto, in cui nulla di rilevante accade. A spezzare questa pacificante atmosfera lagunare è l'entrata in scena della vistosa auto d'epoca, condotta con ferma convinzione dal baffuto personaggio, in giacca verde, cuffia da automobilista e foulard color vaniglia, che richiama appunto una figura caricaturale del mondo dei fumetti. Qui il pittore, con ironia e compiacimento interiore, esprime quel sentimento di sottile nostalgia verso una dolce vita caratterizzata da cromie accese e linee semplici, così come semplice di immediato vuole essere il fascino pregnante di questa cartolina spedita da un tempo astratto. Lombardo gioca sempre, corre a spasso nei luoghi del fantastico, coinvolgendo anche noi nel suo improbabile altrove, costellato da sogni e desideri, dove la magia dell'arte tutto può consentire, ispirata dalla fiamma sempre accesa dell'immaginazione.